Salve a tutti, oggi affrontiamo insieme una tematica che a me sta particolarmente a cuore, e cioè quella della libertà dei media italiani dalla politica. Lo chiamiamo una sorta di stato di salute dei media nazionali. Perché è importante questo tema? È importante perché la Commissione europea, a fine settembre, ha pubblicato un interessantissimo rapporto sullo Stato di diritto europeo, soprattutto per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione Europea, e all'interno di questo rapporto ha toccato anche la questione della libertà dei media e della loro indipendenza dalla politica. Dico subito che la questione, a mio sommesso avviso, è passata un po' in sordina qui in Italia. Questa relazione europea è stata elaborata diciamo, attraverso contributi che sono stati offerti direttamente dagli Stati membri, ma all'interno del rapporto sono stati anche richiamati dati che sono stati offerti anche da rapporti tematici internazionali, che poi andremo a vedere. Innanzitutto, cosa si intende per Stato di diritto? La definizione di Stato di diritto noi la troviamo esattamente nell'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il quale testualmente recita: l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Bene, questo documento europeo si è concentrato principalmente sulla trattazione dei quattro pilastri principali ritenuti essenziali per un sistema efficace di governance democratica, e cioè sono, come abbiamo detto, i sistemi giudiziari nazionali, i quadri anticorruzione, le questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri e appunto la libertà dei media. Ora, cosa è emerso esattamente? È emerso, leggo testualmente, che l'indipendenza politica dei media italiani resta un problema, a causa della mancanza di efficaci disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse. Quindi ci sono due ordini di problemi: l'indipendenza politica dei media dalla politica e la mancanza di disposizioni efficaci sulla prevenzione dei conflitti di interesse. Quest'ultimo problema in particolare è rimasto irrisolto da 15 anni, cioè da quando fu pubblicato dalla stessa Commissione europea il famoso parere di Venezia. Questo, diciamo, parere lo trovate online, io l'ho anche letto, ed è un parere intitolato sulla compatibilità delle leggi italiane Gasparri e Frattini con gli standard del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione e pluralismo dei media. Questo è stato adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 63esima sessione plenaria, risale al 10 e 11 giugno del 2005. Bene, non solo, anche il Media Pluralism Monitor, noi adesso più in là lo chiameremo MPM, questo è un organismo europeo istituito nel 2011 con lo scopo di monitorare appunto la libertà e il pluralismo dei media, nel suo ultimo rapporto, cioè del 2020, anch'esso richiamato dalla Commissione europea nel documento sullo Stato di diritto, ha valutato l'Italia a medio rischio riguardo alla libertà dei media. Attenzione, medio rischio riguardo alla libertà dei media. L'influenza politica, dice testualmente il documento MPM, continua a farsi sentire in modo significativo nel settore audiovisivo ed in misura minore anche al settore dei giornali, a causa dei rapporti indiretti tra gli interessi degli editori e del governo a livello nazionale così come a livello locale. Continua dicendo: sfide alle regole del conflitto di interessi sono emerse anche nell'ambiente digitale,
soprattutto sul ruolo della piattaforma privata su cui il Movimento 5 Stelle fa affidamento per la sua organizzazione interna, le decisioni politiche ed il finanziamento. Sostanzialmente cosa manca in Italia? Continua a mancare una legge efficace sul conflitto di interessi e questo è il principale vulnus del sistema italiano di media. La critica è diretta ovviamente alla famosa legge Frattini, che abbiamo già detto, e la legge 215 del 2004, attualmente in vigore. Legge che presenterebbe dunque limiti e difetti risolti con, diciamo, riguardo una questione importante che è quella della proprietà dell'azienda. Ma la libertà dei media non è solo ed unico problema ancora sul tavolo. In particolare dal documento MPM del 2020, precisiamo, i dati questi si riferiscono al periodo 2018-2019, emerge un altro problema, cioè c'è un rischio afferente una elevata concentrazione dei mezzi di informazione. Quindi non soltanto un problema di dipendenza dei media dalla politica, ma c'è anche un'elevata concentrazione dei mezzi di informazione. E qui viene utilizzato un indicatore, che in pratica si traduce in un indice di misurazione, viene data una votazione, il rischio viene indicato pari al 76%, tradotto elevato. Cioè, spieghiamoci, c'è un basso livello di pluralità dei media che ha colpito l'Italia negli ultimi 30 anni. E questo documento ci dice anche quali sono i problemi, i motivi, cioè i motivi che hanno generato questa situazione. In primis, la trasmissione televisiva in chiaro è dominata dai due principali operatori, cioè ancora la Rai e Fininvest, anche se lo sviluppo dei canali del digitale terrestre, l'aumento delle TV e servizi audiovisivi a pagamento, cioè le famose pay TV, hanno messo in discussione questo rigido duopolio, no? Tra la Rai e la Fininvest. C'è poi il settore radio. Il rapporto ci dice che questo è caratterizzato anch'esso da un elevato processo di concentrazione. Nel 2018, ad esempio, i primi 4 player controllavano il 56% dei ricavi di mercato ed i primi due erano sempre Rai e Fininvest Mediaset. Per la carta stampata, anch'esso ha subito importanti cambiamenti negli ultimi anni. In particolare, Exor, la holding della famiglia Agnelli, si legge, ha preso il controllo di GEDI, il primo gruppo editoriale italiano, acquistando una quota del 43,7%. GEDI possiede la stampa, il terzo quotidiano nazionale, ed è proprietaria anche della principale emittente radiofonica nazionale Radio DJ. Poi c'è Cairo Group, che viene definito un editore tra virgolette puro, che però sta guadagnando una quota crescente nel mercato editoriale e pubblicitario. Controlla il Corriere della Sera, che è il primo quotidiano italiano, la Gazzetta dello Sport, e diverse riviste popolari. È il quarto player nel mercato audiovisivo con la 7 TV. In sintesi, tutti i settori dei mezzi di informazione italiani, audiovisivo, radio, giornali ed in misura minore digitale, hanno una concentrazione molto elevata. E nella maggior parte dei casi, attenzione, la loro proprietà ha altri interessi industriali e finanziari rilevanti. Ora, cosa succederà? Io dico nulla per il momento, l'Europa si limiterà a controllare con il cosiddetto meccanismo dello Stato di diritto negli anni a venire. Questo è un meccanismo che ha elaborato la Commissione e che la Commissione afferma dovrebbe aiutare, dice testualmente, tutti gli Stati membri a studiare il modo di affrontare i problemi ed imparare gli uni dagli altri e mostrare il modo di rafforzare ulteriormente lo Stato di diritto nel pieno rispetto dei sistemi costituzionali e delle tradizioni nazionali. Io diremo, vedremo cosa succederà. Certo che in Italia c'è un problema, cioè quello di non avere, a mio sommesso avviso, un'informazione realmente libera. Grazie a tutti e alla prossima.